La Toscana dello sport è sempre più a misura di disabilità. Sono state consegnate in Regione Toscana le targhe ai 17 nuovi centri sportivi entrati nella rete sportabile nata nel 2010 in seguito alla proposta del Comitato Paralimpico della Toscana. I centri in tutta la regione sono ora 61 e hanno portato a un aumento del 70% di toscani che fanno sport paralimpico. Nel momento in cui noi riusciamo a garantire a tutti la possibilità di fare sport, anche da questo poi nascono anche i campioni, quindi davvero credo che partire dalla base e offrire a tutti la possibilità di fare attività sportiva credo che sia un grande principio che questa regione vuole perseguire anche complessivamente nelle politiche sulla disabilità. Testimonial della cerimonia di consegna l'atleta paralimpico Jacopo Lucchini, unico toscano a partecipare alle recenti Paralimpiadi in Corea del Sud, dove ha conquistato due quarti posti nello snowboard. È un lavoro che sul territorio va sviluppato in maniera capillare e mi sento di dire che più si lavora sotto questo aspetto e più si riesce a portare persone disabili e giovani ragazzi nel mondo dello sport che almeno personalmente mi ha cambiato la vita. Nei centri sportabili toscani si praticano tutti gli sport, dall'atletica al nuoto. La metà dei centri si occupa di attività paralimpica per i disabili fisici, un quinto per i disabili sensoriali e il resto per i disabili intellettivo-relazionali. Finalmente abbiamo superato il mitico muro dei 60. 60 strutture con molte discipline sportive per praticamente tutte le disabilità, chi più chi meno, dove è possibile fare attività sportiva e non necessariamente in mezzo solo ai disabili, ma in strutture condivise. Il progetto della Regione Toscana ha portato anche alla nascita degli sportelli informabile e formabile per la formazione degli operatori sportivi e ora cresce l'interesse delle federazioni e delle società sportive per la disabilità.